Ok, bello tutti ragazzi, io sono Algisius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Fox. Allora, eravamo qua e dobbiamo andare a trovare un vortex. Se non sbaglio, dobbiamo usare quello della quinta A. La porta non si smuove. Vai. E dove mi trasformo? Cioè, ne sarà uno da qualche parte. Ok, posizionato davanti in modo da vedere davanti. Ma ho capito! Camion DM, Joe Stella, sei in onda! Ok, dovrebbe essere... Ok, è qua! L'abbiamo trovato, ragazzi. Abbiamo trovato un posto. Dove è andato? Sarà andato dalla luna! No! Torniamo indietro! Bel guai. Sì, ok, perfetto. Prima B. Siamo in prima B, ragazzi. Mega Man! Luna! Asso! Oddio! Stai bene? Vengo subito a prenderti! Non credo proprio! Chi ha parlato? La chiave di Andromeda per la ragazza! Non ti darò mai la chiave! Allora la dovrò prendere io. Osa sfiorarmi con un dito e stai sicuro che la tua amichetta ne subirà le conseguenze. Mega Man! Guarda bene, ragazzino. Osserva come sconfiggerò il tuo Mega Man. Guarda bene. Ihà! Beccati questo! E questo! Aia, me ne sta dando un culo. Oh. Ah! Mega Man! No! Aia. Non c'è niente di meglio di un bel pugno. Che te ne pare? Ti è piaciuto lo spettacolo? È svenuta. Non avrà retto l'emozione. Basta con i giochetti. È ora di finirla. Stupido, perché non ti sei difeso? Perché avrebbe ferito Luna e... Sei disposto tutto per quella ragazzina? Se non combatti tu, lo farò io. Aspetta, mega, non puoi. Quel tipo ti ridonerà un colabrodo. Proteggi Luna. Gliel'ho promesso. E questa è la famosa amicizia. Basta parlare. Di pure le tue preghiere. La chiave di Andromeda è mia. Lo conosco quel suono, però. Una chitarra. Arplotte. Yeah. Ci ho azzeccato, ok. Signore e signori, ecco a voi Arpnote, anche con la presentazione. Ci è mancato poco, vero? Ho visto il segnale d'aiuto e sono venuta subito, ma non pensavo fossi messo così male. Grazie, Arpnote. Ero di buon umore, ma... Umani M, sapete cosa fare della ragazzina? Giam! Non osare! Ah, un colpo! Mega Man, è tutto tuo! Arp, sporca traditrice! Di questo me ne occupo io! Arp Note, tu pensa a Luna, ok? Ora gli possiamo dare una bella lezione! Dannazione! Non ti conviene fare tanto il gradasso, perché sarò io a farti soffrire! Forza! Battaglia di onde! Calca! Prova a fermarmi! Perché è verde? Jammer 2! Dai! Non riesce a colparmi, poverino! Non riesce a colpirmi! Aia! C'è riuscito! Madonna! Senti! Hai rotto le scatole!
Mi amico ha eliminato. Ti ho eliminato stavolta? Nyan! No! C'ero così vicino! Non uccidimi! Mi perdoni! Ah! Lord Gemini chi è? Uno. Gemini? Allora dietro questa storia c'è la Gemini. Anche loro? DFM? Sì, ma è uno solo. E non ho idea di cosa stia complottando. Gemini. Ah, Luna! Come sta? Sta bene. È solo svenuta, ma si riprenderà presto. Tu invece, tutto a posto? Sì, sto bene. Da questa stanza provengono delle onde Z fortissime. È tornato il vecchio Copper. Sarebbe meglio che non facesse... che non trovasse altre onde Z. Quindi ci conviene tornare al mondo reale. Potresti tenere l'altro braccio di Luna? Certo. Ok, andiamo. Sono stravolto. Ti credo, ti hanno menato come non so cosa. Grazie per aver salvato... grazie per avermi salvato oggi, Sonia. Se non fossi arrivato tu... Ma figurati, siamo brother, no? E i brother fanno così. Sonia... Sembra si stia riprendendo. Sarà meglio che, sarà meglio che me ne vada. Non vorrei che lei venisse un altro colpo perché se Sonia strunne la sua camera da letto. Aspetterò fuori, parleremo più tardi. Ok, d'accordo. Ci vediamo dopo allora. E non farti strane idee su Luna, ok? Certo che no! Stavo scherzando. A dopo. Sì. Oh, dove? La mia camera? Megan? Ti ho disturbato? Stai bene? Ti fa male da qualche parte? È meglio se non cerchi di alzarti subito. Megaman. No, aspetta, Geo? Cosa ci fai tu nella mia camera da letto? Guarda, non arrabbiarti, ma... eri svenuto e dovevo portarti a casa. Quindi ho dovuto guardare nel tuo transfer. Hai fatto cosa? Hai usato vedere il mio transfer? Come hai potuto? Ma che razza di pervertito. Ti ha dato del pervertito ora. No, ti prego, ho solo cercato un indirizzo. Ah, me l'ho dimenticata. Dov'è Megaman? Dov'è? È stato ferito mentre cercava di proteggermi. Non l'ho visto, ma credo sia bene. Se stiamo bene noi, figurati voi. Che cos'è da ridere, stupido? Megaman è un tipo serio. Credo in quello che dice e so che ci salverà tutti. Non volevo offenderti. Sarà meglio che me ne vada. La tua mamma tornerà a casa presto? I miei sono molto occupati, perciò di solito sto qui da sola. È così da quando andavo all'asilo nido. Quindi ci sono abituato. Ah, poverino. Ah. Allora forse dovrei aspettare che i tuoi... Starò benissimo da sola. Non devi preoccuparti per me. Ci sono abituata. Perciò torna pure a casa. Va bene. Beh, riposati un po' almeno, ok? Anche se è stato Megaman a salvarci. So che ci hai provato anche tu. Quindi... grazie. Figurati. Beh, cosa stai aspettando? Vai! Ok, beh, ci vediamo allora. Ma perché sono così agitata davanti a lui? Deve essere lo shock di quello che è successo. Sì, è così, per forza. Ah, sa proprio come farmi innervosire. Ma gli ha dato del pervertito, ma cosa? Sono rimasto scioccato. Parliamo con Sonia. Scusa se ti ho fatto aspettare e grazie ancora per tutto quello che hai fatto. Come ti ho già detto, non c'è problema. Ora siamo dei brother, quindi qualunque cosa accada per te, ci saremo. Giusto, Arco? Certo. Ehi, vacci piano. Non fidarti troppo di Sonia. Potrebbe ancora essere capace di tradirti. Ma come sei maleducato? Ormai Sonia è mia amica e la terra mi piace. Non terrò
non tornerò molto presto sul pianeta FM. Calma, Arpo, va tutto bene. A proposito, Geo, saresti libero domenica? Sì. Io... Dai che glielo puoi dire. Sei venuto fin qui apposta. Mi chiedevo se ti andrebbe di fare un giretto con me. Potremmo andare a Nassis, da Nassis, in Times Square. Allora, ci stai? Andare a fare le compere, solo noi due? Non ti va? No, non era quello che deve, solo che di solito non faccio le cose solo in due. Soprattutto non con una ragazza, capisci? Neanche io sono mai andato a fare shopping da sola con un ragazzo, quindi... Perché siete diventati rossi, così rossi voi due? Un rozzo come te non potrebbe mai capire, ma è questo che gli umani chiamano adolescenza. Adolescenza, eh? Ok, allora incontriamoci domenica alle 10 davanti alla statua Rover in Times Square. Ok, sii puntuale, eh? Ci vediamo? Certo. Brava Sonia. Mica non ha capito la velocità. Anche tu hai fatto colpo, Geo. Eh? Ho sua mamma che stava ascoltando, fantastico. Ok ragazzi, si va a dormire. A dormire, salvo, sì, sono schivo, sì. Quella notte... Sembra che la nostra piccola luna si sia cacciata di nuovo nei guai. Proprio questo trimestre sapevo che la scuola pubblica l'avrebbe fatto male. È vero. Secondo me quelle canaglie dei suoi amici la influenzano negativamente. Se resta in quella scuola si caccerà in guai sempre più seri. Sono sicuro che il suo futuro è già compromesso. Sì, caro. La dobbiamo mandare in una scuola privata. Infatti, lunedì andrò a parlare con la scuola per informarli della nostra decisione. Andrà in un collegio privato molto severo, ovviamente in un corso d'elite. Se le diamo l'istruzione migliore, verrà assunta dalle società migliori. È il modo più sicuro per renderla felice. Comincerò subito le ricerche. Sì, grazie. Ah, scusami se parlo di lavoro, ma dovremmo cambiare la posizione della prossima mostra. La disposizione sarebbe migliore se la spostassimo un po' più indietro. Hai ragione, spostiamoli lì dietro allora. Bisognerebbe spostare l'albero però. È vero. Ah, sono i genitori di Luna. Io? Cambiare scuola? E poi domenica. Cosa posso fare oggi? Ecco, chiamerò Budo Zack. Anche perché la settimana prossima sarò da qualche collegio privato, chissà dove. Proverò a chiamare Bud per primo. Pronto? Ah, Kappa! Stai bene? Hai chiamato prestissimo. Senti, oggi sei libero, vero? Passa a prendere Zack e venite a casa mia, eh? Oggi? Ma oggi ho da fare. Mangerò dei dolci deliziosi di qua mia mamma. Quali dolci deliziosi? E così sarei meno importante dei dolci? Ma oggi davvero non posso. Ci siamo messi d'accordo 6 mesi fa. La settimana prossima andrà benissimo. Sì, sì, calmati. Tanto mica ti supplico. Mangi i tuoi stupidi dolci. Aspetta, capa. Quel bug. La settimana prossima forse non ci sarò. Proviamo Zack. Pronto? Ah, capa, dimmi tutto. Zack, oggi sei libero, vero? Vieni a giocare a casa mia. Mi spiace, ma vado a un corso che insegna come diventare più alti. Ok. Perché non inviti Bud? Ho capito. Vai a diventare più alto allora, non mi importa. Ma cos'hanno quei due? Ho trovato. Andrò a vedere cosa fa Geo. Sicuramente non avrà niente da fare. Spero che si mostri onorato di ricevere un invito personale dalla capa. Ok, devo solo suonare il campanello.
cosa mi succede? È pazzesco! Perché mi sento così emozionato? In fondo lo faccio tutte le mattine. Ok, ora sono al campanello. Ciao mamma, esco. Cosa? Non tardare. Va bene. E poi io sarei il pervertito, lei che mi pedina. Strano, di solito non ho altri impegni. Sono curioso, chissà dove sta andando. Ah, mi sta già prendendo lui il pullman tutto. Sì. Va bene, arrivo. Quell'autobus è diretto a Times Square. Times Square non è per quelli come lui. Sarà sicuramente interessante. Ok ragazzi, però incontreremo Sonia nella prossima parte, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi! Il potere di questa pistola va oltre ogni immaginazione. Guardate, guardate cosa fa. Guardate cosa fa. Da un semplice paio di cubi. Cioè guardate quanti ne fa. Figata. Cioè praticamente voi avete un cubo, basta, avete vinto, avete conquistato tutto il mondo. Guardate.